with somebody. Let's go. Amici di LiguriaWeb.tv, un graditissimo ritorno. Come sono abituato a dire, quando arrivano volti nuovi, voci nuove, sono molto contento, ma ancora più contento quando gli ospiti ritornano, perché significa che qua si sono trovati a loro agio, si sono trovati bene. E c'è il nostro simpaticissimo Renato Russo, che è venuto qualche mese fa qua a trovarsi. Ciao Renato. Ciao Stefano, ciao. E con uno dei suoi attrezzi del mestiere batte il cuore. Sì, E poi vediamo un attimino, Italian Cuisine. Cucina VIP. Lo potete trovare anche su YouTube con tutte le sue ricette, le sue cucine, sotto il titolo di Cucina VIP. Ma lo vedremo anche in qualche filmato durante questa trasmissione. Renato, dopo questi mesi, da che ci siamo visti, cosa hai combinato di bello in giro per la penisola? Perché so che non sei fisso in un posto. Dove ti chiamano, ma vai anche là dove ti porta la cucina, non il solo il cuore. Certo, giro un po' da tutta l'Italia, però adesso negli ultimi tempi sono più verso nord, perché Milano, diciamo, che è sempre la sede che mi comanda, di cui dove vengono più gli eventi. Caput mundi, no? Per la cucina Milano, italiana. Milano, la festa, tutti gli eventi si svolgono a Milano. Comunque niente, mi sono diviso tra Milano e Novara. Naturalmente l'anno scorso non ti sarai perso assolutamente. 2 anni fa, quando c'è stato l'Expo, con tutto quanto di bello si è visto nei vari padiglioni. Nel padiglione, sì. Io adesso sto arrivando dal Farfetch Food di Milano, dalla zona dove hanno fatto la fiera Expo, con tante belle cose. E niente, volevo parlare del mio progetto, che se tutto va bene per settembre faremo un mega evento in una delle piazze più belle dell'Italia. Benissimo, intanto presentiamo la piazza. Qual è la piazza? Dai, possiamo dirlo, Novara, sì. Novara, perché come voi tutti sapete il grande maestro Tonino Cannavacciuolo sta lì a Novara, no? Certo. In collaborazione con lui e con l'Art Academy di Novara faremo questo evento con tanti altri sponsor. Assolutamente sì, tra l'altro hai rapporti non solo con Cannavacciuolo ma anche con Gracco, se ho ben sentito. Sì, vero? Ma un po' in generale con Masterchef e poi con Gambero. Quando ti vediamo a Masterchef? Devo fare ancora dei concorsi ancora. Ah, non si può approdare a Masterchef così come assolutamente devo fare ancora dei concorsi. Niente, c'ho il Gambero Rosso Sky, se riesco a entrare nel Gambero Rosso così posso entrare nel canale di Sky. E poi niente, volevo parlare di questo evento, che è tutto progettato da me. Vorrei fare ogni miss di ogni regione d'Italia, miss Liguria, miss Piemonte, miss Calabria, con ogni piatto tradizionale di ogni regione. E questa infatti sarà arte, moda e cucina. Quindi ogni miss sfilerà col piatto tradizionato, revisionato da me, sfileranno in questa piazza. Ecco, questi piatti da chi saranno ideati? Renato. Saranno i piatti tipici di ogni regione. Sì. Rivisitati. Ma chi sceglierà il piatto poi? Io, li scegli direttamente io. Tu. Sì. Avrai altri chef come collaboratori? Sì, che mi aiuterà. Sì, appunto, che arriveranno da Masterchef o da Gambero Rosso o da altri programmi televisivi. A proposito di programmi televisivi, adesso ci prendiamo un minutino di pausa, in quanto vediamo Renato Russo direttamente all'opera in cucina in un suo filmato, d'accordo? Sì. Godetevi Renato Russo all'opera. Allora amici, siamo passati ai fornelli, allora prima fase, tostatura del riso, qualche minuto, lo facciamo tostare, ecco il riso, si è già tostato, ecco lo facciamo sfumare un pochettino con mezzo bicchiere di prosecchino. Una volta amici che si è sfumato il risotto, continuiamo una ventina di minuti di cottura col succo d'arancio. Così vedete, prende anche un bel colorito. Così facciamo bianco e rosso e poi con una spolveratina di prezzemolo facciamo la bandiera italiana. Allora, quando il riso è ben coperto, una ventina di minuti, amici, lo facciamo andare. Allora, ecco, vedi cara, lì ci siamo arrivati. Ci siamo. Lo lascio un attimino all'onda, come vedete. Se mi puoi prendere il piatto. Andiamo allora a impiantare il nostro risottino. Allora, ecco qua amici, abbiamo impiantato il nostro risottino al prosecco all'arancio. Adesso l'ultimo ritocchino che do
dalla mia assistente Alice, che darà il tocco di verde per completare la nostra bandiera italiana. Dunque, avete visto il nostro Renato Russo all'opera su Cucina VIP. Senti, l'altra volta hai parlato di primi. Ti sei specializzato esclusivamente sui primi, Renato? No. O varieggi anche su altri piatti? Varieggio dappertutto, cosa vuoi? I primi, sì, sono i miei cavalli di battaglia, però c'ho il pesce, carne, tutto. Un po' mi lascio andare nei dolci lascio fare alla pasticceria. Però diciamo che non è propriamente... Al mare, cioè, pesce. Poi siamo nella piana, adesso arrivano gli asparagi violetti, giù branzini, rombi, tutto con gli asparagi. Qual è la tua creazione più riuscita? Bah, i fiori di zucchine farciti di ricotta, erba cipollina e impanato. Riesci in 30 secondi a dare la ricetta, anche il dosaggio? Diciamo per due persone? Beh, due fiori di zucchina, li ho sbattito nuovo, lo passate nell'uovo, poi lo farcite con la ricotta. Poi nel pan grattato lo chiudete a caramella, come se fosse una caramella, e poi lo andate a friggere. Allora, è semplicissimo, solo che il fiore è un po' delicato, è un po' delicato a maneggiarlo. Sì, allora, visto che abbiamo il tempo, riusciamo a dare una ricetta semplice, un secondo di pesce magari? Beh, il pesce sono fatto al forno, per saperlo pulire, poi infornarlo alla Liguria con l'olivetta giasca, visto che siamo in Liguria. Che pesce scegliamo intanto? Un branzino, un filettino di branzino. Un branzino al sale o un branzino al forno? No, al forno, un filettino di branzino, lo mettete a 180 gradi per un 10-12 dai 10 ai 15 minuti, vedete, dipende dai forni. E poi ci fate le varie salse, potete farlo su un letto di ceci, o adesso appunto ripeto, sono gli asparagi, con due asparagi violetti, cioè in tanti modi si possono fare. Allora, abbiamo presentato un secondo di verdura, un secondo di pesce, adesso un bel primo. Cosa scegli, carne o pesce per i nostri predatori? Ma io vorrei il mio piatto che ho invitato io. Un cavallo di battaglia sono. Potete fare sia il tagliolini o gli spaghettini numero uno, fini, e shue. Ovvero, spieghiamo. Peperone nostri... verde, patate d'olive saltati. E porzioni d'olive. Per due persone? Io abbondo, 200 grammi. Mamma mia! Dai, 200 grammi, cioè, mica faccio 70-70. Assolutamente. Cioè, dopo il piatto di pasta 100 grammi va bene, no? Con qualche pesciolino? Ma cozze, vongole, branzino, gamberone, come volete. No, quello lì, il mio cavallo di battaglia, sono spaghettini, shue. Si tratta, allora, fate tipo aglio, olio, peperoncino, fate rosolare tutto, l'aglio io poi lo tolgo, e ci aggiungete, alla fine, quando lo saltate come l'aglio, ci aggiungete il patè d'olive. Benissimo, bene. Allora, abbiamo presentato una varietà di piatti che sono cavalli di battaglia del nostro Renato Russo, ma come abbiamo potuto ascoltare dalle sue parole, la sua è una vera e propria onniscienza. Sì, poi diciamo che la mia cucina... Magari non troppo col dolce, ma con primi, secondi... Sì, ma... E contorni vai alla grande. Con la mia cucina sto invadendo, cioè, nel mondo della moda, dell'arte, sto sempre in qualunque evento, la cucina entra dappertutto. Addirittura anche sono ultimamente anche nelle presentazioni di libri di scrittori, dove andare in Toscana anche lì con la chiedina, presentazione di un libro, tante cose, tantissime. Noi ti aspettiamo. Seguitemi sui social, sulla mia pagina Facebook, Instagram, tante novità. Noi ti riaspettiamo qua, lo sai che quando vuoi venire a trovarci ci fai sì, però mi piacerebbe cucinare con chi vuoi. Una volta vedrai che ci trattiamo. All'estero una cucina e facciamo qualcosa. Ci attrezziamo. Dai, su. Benissimo, Renato Russo, grande chef, qua sugli schermi di Liguria Web TV. Grazie per averci seguito, a una prossima puntata. Grazie a voi, buonasera.